Il manifesto della 74esima edizione del premio Michetti di Francavilla al Mare quest'anno sarà ispirato alla libertà di avere tre idee contrastanti, opera di Mario Merz, artista, pittore, scultore italiano, esponente della corrente dell'arte povera. Coniugando tradizione e contemporaneità, l'edizione 2023 del premio, che sarà inaugurato l'8 luglio al Museo Michetti di Francavilla al Mare e andrà avanti fino al 1 ottobre, si apre quest'anno anche ai giovani studenti dell'Accademia delle Belle Arti dell'Aquila, che esporranno le loro opere presso alcune sedi museali abruzzesi. L'evento è stato presentato nel corso di una conferenza stampa alla quale, tra gli altri, ha preso parte anche la sindaca di Francavilla al Mare, Luisa Russo. Ormai questo è un appuntamento fisso della nostra città che non può mancare mai, neanche negli anni che sono stati più difficili nella storia della città. Voglio ringraziare il presidente Andrea Lombardinilo per il prestigio che sta portando a questo premio, il curatore Costantino D'Orazio per il grandissimo lavoro che ha fatto e sono sicura che farà crescere ancora di più questo premio. Mi preme sottolineare l'importanza della collaborazione con l'Accademia delle Belle Arti e con la collaborazione dei giovani, che è un nuovo segnale che vogliamo dare a questo premio. La giuria, presieduta da Patrizia Sandretto, Arrere e Baudengo, avrà il compito di premiare gli artisti, selezionati dal curatore del 74esimo premio Michetti, lo storico dell'arte Costantino D'Orazio. La prima novità è che il premio si allarga a tutta la regione Abruzzo, perché abbiamo coinvolto l'Accademia delle Belle Arti dell'Aquila e la Direzione Regionale dei Musei del Ministero dell'Abruzzo per la realizzazione di 5 interventi di 5 giovanissimi artisti abruzzesi. Stanno frequentando l'ultimo anno dell'Accademia, li abbiamo selezionati e realizzeranno degli interventi in altrettanti musei, dal Maxi L'Aquila all'Abbazia di Santo Spirito al Morrone, a Villa Frigeri a Chieti, alla Casa Natale di D'Annunzio, fino al Teatro di Amiternum, e poi l'8 luglio esporranno al Museo Michetti assieme ai 10 artisti affermati che ci apriranno una finestra sull'arte contemporanea italiana sotto l'egida di un grande maestro del Novecento italiano, Mario Merz, dal quale abbiamo preso il titolo della mostra, Libertà di avere tre idee contrastanti. E il senso è proprio che l'arte contemporanea oggi non presenta una linea unica, ma una serie di esperienze in cui il pubblico si può ritrovare per capire dove sta andando l'arte contemporanea. E giro questa domanda: dove va l'arte contemporanea? Il premio Michetti in 74 edizioni è sempre stata una fotografia. Oggi noi vediamo gli artisti resistere al nuovo mondo, perché il metaverso, insomma la realtà virtuale in cui probabilmente verremo proiettati tutti di qui a pochissimo, anzi lo siamo già, ha chiamato gli artisti a rivalutare invece l'oggetto. L'esperienza dell'arte continua ancora oggi ad essere molto fisica. La mano dell'uomo sarà sostituita anche dall'intelligenza artificiale, secondo lei? È impossibile, perché l'intelligenza artificiale raccoglie quello che già esiste e lo rimescola, mentre invece la forza degli artisti è quello di inventare qualcosa che ancora non c'è. A quello potrà a sua volta poi attingere l'intelligenza artificiale, ma realizzerà soltanto delle copie di quello che è già stato fatto. Gli artisti contemporanei invece inventano il nuovo.